L'esplosione di Ravanusa nell'Agrigentino, almeno 3 morti e sembra 6 dispersi. Probabile una fuga di gas, sarebbero 10 gli edifici coinvolti, almeno 50 sfollati. Il racconto dei sopravvissuti e dei primi soccorritori sembra Beirut. In ospedale diversi feriti, avviate le indagini per risalire a cause e responsabilità. Covid, secondo gli esperti il picco della quarta ondata potrebbe essere raggiunto a Natale, si susseguono gli appelli per la prima dose, al via i vaccini da giovedì per i bambini. Centro-Sud conta i danni dell'ondata di maltempo, disagi per la neve, in Sicilia la situazione più difficile, decine di morti per i tornado negli Stati Uniti. L'unità del paese fu decisiva nella lotta contro l'eversione, così il presidente Mattarella nel messaggio per l'anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano. Il mondo dell'auto va veloce verso la tecnologia elettrica. In arrivo nuovi modelli che vanno a coprire settori di mercato finora trascurati. Tra poco a TG2 Motori. Buongiorno dal TG2, si continua a scavare anche a mani nude a Ravanusa nell'Agrigentino, dove ieri sera alcune palazzine sono crollate a seguito di una deflagrazione fortissima. 3 le vittime accertate e 6 i dispersi fino a questo momento, tra cui una donna incinta al 9° mese. 2 donne sono state tratte in salvo. La procura indaga per disastro colposo. A causare l'esplosione sembra sia stata una perdita di gas nella rete. Il servizio di Bruna Fattenotte.